Come pensi possa arricchire la vita di noi giovani l'esperienza della missione? Anche ricordando l'esortazione Christus Vivit di Papa Francesco. Allora, io sono d'accordo con Papa Francesco, nel senso che io do tanta, ma proprio tanta importanza ai giovani. Cioè, prima che Papa Francesco appunto scrivesse un po' la Christus Vivit, cioè io ero di quest'idea. Cioè, i giovani sono un pilastro importante nella Chiesa e oggi come oggi hanno bisogno di uno spazio anche all'interno della Chiesa, solo che delle volte appunto questo spazio non viene dato. Come si può in qualche modo contagiare altri giovani? È semplicissimo secondo me, bisogna che i giovani parlino ai giovani, un po' come ha fatto lei, perché se il percorso dei giovani in missione funziona è più per un passaparola, più che un prete o una suora che viene lì a farti l'invito, no? È più un dire ok, ti racconto la mia esperienza, poi vai e vedi anche tu. E così riesci magari a creare una catena. Perché un'esperienza del genere comunque ti cambia in qualche modo, no? Cioè lo stupore, la meraviglia dell'incontro necessariamente ti cambia. E una delle cose che appunto Papa Francesco nella Christus Vivit sottolinea tantissimo è il tempo dei sogni. Un giovane è uno che sogna, che ha tanti sogni, che ha tanti progetti, che ha tanti desideri. Dunque se già al suo interno un ragazzo ha tutta questa macchina che va avanti, basta semplicemente inserire la capacità di lasciarsi stupire e poi di raccontarsi. Sono d'accordo, è vero, il passaparola sicuramente è il metodo più efficace, anche se delle volte è difficile spiegare bene un'esperienza, perché un'esperienza va vissuta. E viene da dire se c'è anche un minimo il desiderio di un qualcosa di forte, buttati, fallo, provaci. Quello che dico sempre è sì, bello, è stata una bella esperienza, devi fare, falla anche tu, perché sicuramente ti darà molto di più delle parole che ti sto dicendo io. Ci fate un saluto tipico delle zone in cui siete stati? C'erano tanti. C'erano tanti perché ogni villaggio, ogni zona aveva poi la sua lingua. Il primo giorno, uscite dall'aeroporto, c'era questa grande statua di un uomo e una donna che si abbracciavano e sotto c'era la scritta, adesso magari la dirò un po' male, Acqua va, che è un saluto affettuoso. Il classico saluto in cambogiano è sempre chombri aplie, che vuol dire appunto non solo un ci vediamo, ma che ti vada anche bene, cioè che tu stia bene.